Allora, io ho chiesto a Lorenzo Cipriani, che sta lì nascosto al computer, grazie Lorenzo di essere venuto. E Lorenzo gestisce un'agenzia che fa parte dello stesso gruppo della mia società, e lui però si occupa della parte operativa, cioè coordina un team di persone che realizzano le cose, cioè fanno i siti web, fanno il content marketing, cioè creano i contenuti da pubblicare su siti di aziende. Per esempio, il gruppo Gucci ha un blog, ma chi è che scrive? Il signor Gucci? No, scriviamo noi, scriviamo dei contenuti in italiano e in inglese, li mettiamo, ce li approvano e vengono pubblicati. Allora, di questa cosa qui se ne occupa Lorenzo. Lorenzo ha il polso della situazione su come funzionano, cioè ci porterà dentro il suo cassetto segreto e ci farà vedere all'interno degli account dei suoi clienti, delle pagine che gestisce. Per capire un po' come funzionano queste qua. Quindi vediamo un pochino, perché nell'introduzione di questo seminario c'erano alcune domande molto specifiche su come fare le cose, per cui voglio vedere insieme a voi proprio come farle. Direi di partire da Facebook, visto che mi hanno fatto anche delle domande. Allora, pagina Facebook. Puoi andare, Lorenzo, su una pagina Facebook un po' popolosa della quale è la gestione? Prima di tutto parliamo di pagine pubbliche, perché su Facebook c'è la possibilità di creare dei profili. Cioè io mi iscrivo e creo il profilo di Giulio Gaudiano, nome, cognome, persona fisica, che ha un certo modo di vivere le relazioni, come dicevamo prima, e quello è il profilo utente. Se io ho Radio Barletta, non posso creare un profilo personale, devo creare una pagina associata a un'entità impersonale. Ci fai vedere la pagina dove si va a creare le pagine? Facebook.com/... Pages. Quindi non devi andare su Facebook, fare logout e poi registrati. Negativo. Devi andare con il tuo account Facebook o quello di chi ti pare e vai su facebook.com/pages e c'ha la possibilità di creare la pagina. Clicca qua. Ti dice: ma la tua pagina. Poi diminui un po' la risoluzione che è piccolina, fai command meno. Ok, allora crea una pagina. Che è la tua pagina? Un'impresa locale? Un'azienda? Un marchio? Un prodotto? Un artista, gruppo musicale, personaggio pubblico? Intrattenimento? Causa o comunità? Vediamo intrattenimento. Vediamo in particolare la categoria. Album, biblioteca, cinema. Scendi giù, vediamo se c'è radio, personaggio di un film, programma TV, rete televisiva. Quindi puoi scegliere esattamente a che categoria appartieni? Se sei per esempio un sito web, vai su marchio prodotto e marchio prodotto ci sta siti web. Quindi questo primo step della creazione di una pagina te lo devi fare con calma, senza fretta. Una delle cose che molte volte viene fatta sul web è che siccome tu c'hai il cugino smanettone, il figlio della tua collega che lo sa fare, allora te lo fai fare da lui. No, ragazzi, qua stiamo parlando. Cioè, creare le presenze sul web è una cosa seria. Non è che è una cosa difficile, ma è una cosa seria e va ponderata. A seconda della categoria che tu scegli, avrai delle possibilità diverse. Se tu dici che sei un gruppo musicale, ma sei un'emittente radiofonica, funziona diversamente, perché lui ti darà, valuterà, come dicevamo, quell'algoritmo, quel edge rank che regola lo scambio di informazioni tra te e i tuoi fan. Chiamiamole così, in base a chi sei te. Per cui Facebook si aspetta un comportamento diverso da un'emittente radiofonica rispetto a quello che può avere un gruppo musicale. È molto importante sceglierlo bene. Una volta che l'hai scelto, stazione radio, gli metti il nome della tua stazione radio e gli metti inizia. A quel punto gli dice: sei sicuro che tu sei rappresentante legale autorizzato di quella stazione radio? Sì. Perfetto, e ti crea una nuova pagina.